Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Primo libro delle Cronache, capitolo 16, versetto 28. La gloria di Dio. Rendere gloria a Dio significa lodarlo, rendergli onore, esaltare e celebrare le sue meraviglie. Significa anche rendergli omaggio, riconoscerlo come il solo sovrano e la fonte d'ogni bene. Con la sua vita santa e la sua obbedienza perfetta, Gesù ha glorificato Dio sulla terra. Subendo con fede il martirio, Paolo ha glorificato Dio durante la prigionia. Il credente di oggi si gloria in Dio e in Cristo Gesù Salvatore. Colui che glorifica se stesso commette il grave errore di sottrarre a Dio l'onore che gli spetta. Il Signore dà gratuitamente la sua salvezza agli umili affinché nessuno si glori, nessuna carne si dia risalto davanti alla sua potenza e maestà. Nessuno deve gloriarsi di aver ricevuto la vita eterna per i suoi meriti o le sue azioni. Nessuno deve pensare di poter presentare a Dio la lista delle buone azioni e dei bei comportamenti, facendo emergere il suo io. La parola di Dio afferma che la nostra giustizia rispetto a Dio è come un panno sporco. Infine, Dio sarà glorificato per i suoi giudizi che ristabiliranno la sua autorità ed il suo regno, contestati dagli empi. Perciò, amici cari, non manchiamo di dare gloria al Signore, rendiamogli l'onore con la nostra stessa vita.